Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi facciamo sia un book tag che un bel get ready with me, visto che per il makeup book tag, che prevedeva proprio il prepararsi davanti a voi, mi aveva incuriosito e vi era piaciuto molto, visto che devo girare dei video dopo questo ma non ho voglia di truccarmi e poi girarli, insomma ho pensato perché non fare la stessa cosa? Parlare di un book tag con qualche domanda, parlare di libri e intanto spacciugarmi in faccia. Questo è il risultato finale che lasciamo perdere, però in ogni caso quello che a noi interessa non è la destinazione di arrivo, è il viaggio per arrivare a quel punto lì. Sì, lo so che sto dicendo un sacco di sciocchezze. Comunque, quello di cui ci occupiamo oggi è l'Harry Potter Spells Book Tag, ovvero un book tag che parlerà di libri e farà delle domande riguardanti i libri e la lettura attraverso gli incantesimi di Harry Potter. Se, mi sembra molto carino, vi lascio giù anche il video originale, anzi è un articolo originale dal quale è stato tratto questo video, quindi adesso passeremo velocemente alle domande, ma come sempre prima di iniziare vi ricordo di seguirmi sui social, che non ve lo dico mai, quindi seguitemi su Instagram perché fondamentalmente è la piattaforma dove sono più attiva e che mi piacerebbe davvero vedervi traghettati anche su Instagram. Dopodiché, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, commentate, likeate, insomma siate attivi. E per i vostri acquisti Amazon, se utilizzate il mio link che trovate giù nell'info box, io ne ricevo una piccola percentuale e vi ringrazio tanto perché mi aiutate moltissimo. Detto ciò, lo spazio pubblicitario è finito, iniziamo con il video e quindi torniamo alla fase pre. Quindi ora che siamo tornati invece nella versione pre makeup, iniziamo il book tag, che è quello per cui siamo qua. Allora, la prima domanda è Accio, una serie che sta per uscire che non vedi l'ora di leggere. Allora, tra tutte, intanto io inizio anche a spacciugarmi in faccia, togliamo gli occhiali, quindi quando vedrete i 3000 occhietti strizzati perché non vedo assolutamente niente, portate un po' di pazienza. Comunque, la serie che forse sto attendendo di più, visto che è veramente tanto che ci fa aspettare, è il proseguo del, cioè il terzo capitolo di An Ember in the Ashes di Sabata Year, ovvero Reaper at the Gates. Speriamo bene, anche perché se ci metti 2 anni a scrivere un libro, ora con i tempi davvero super super veloci dell'editoria, devi scrivere veramente qualcosa oltre, cioè deve essere perfetto, visto che di solito al massimo per i seguiti, adesso non so bene quale sia la vicenda editoriale di questo volume, però ci si aspetta davvero tanto da Sabah, quindi speriamo bene, insomma speriamo bene e confidiamo tutti in lei. Passiamo alla seconda domanda, intanto che io finisco di mettermi il correttore, ma che non sta servendo ovviamente a un'emerita cippa perché ho le occhiaie più giganti dell'universo. Numero 2 è Aloha Mora, è il primo libro di una serie preferito, circa, vabbè sapete che io le traduzioni non, cioè le faccio a braccio, quindi le faccio a caso, però l'importante è capirci. Allora, se devo pensare ai miei 2 libri preferiti recenti in una serie, sicuramente vi cito Fidanzati dell'inverno, perché lo trovo un ottimo primo capitolo, nonostante i difettucci che io ci ho trovato, ma fondamentalmente io li trovo in qualsiasi cosa, e a me è piaciuto veramente molto. E poi assolutamente, visto che ve lo ribadisco ogni volta e visto che è anche il mio libro preferito del 2017, Strange the Dreamer di Lainey Taylor, che sarà tradotto in italiano, e questa è una bellissima notizia. Dovrebbe uscire il 5 luglio, sempre per Lane Ya, che è la collana dedicata alla letteratura per ragazzi di Fazzi Editore. Io sono veramente felicissima che lo traducano, finalmente qualcosa di valido tradotto. Ci stiamo mettendo un po', ma ci arriviamo prima o poi. Insomma, sono veramente felicissima e si chiamerà Il Sognatore. Quindi segnatevelo perché esce e voglio veramente che abbia lo spazio che si merita questo libro, perché è un libro bellissimo per me, almeno io ci ho confidato molto, e qui è
non lo so, secondo me è molto originale. Poi Lainey Taylor è oggettivamente una delle scrittrici per ragazzi più brava, forse, nello sviluppare storie, nel creare mondi, cioè veramente imbattibile come scrittrice. Io sto dando cose a caso, vabbè, ma voi facciate pazienza. Tra l'altro, visto che fa caldo, io da quando fa caldo evito di mettere il fondotinta perché mi dà fastidio, poi non avendo grandi difetti della pelle, non è vero, però insomma, non fregandomene neanche niente, evito di mettermi il fondotinta. Passiamo alla prossima domanda. Questo è il Cheering Charm, che dovrebbe essere l'incantesimo che fa ridere, che porta il buon umore, non lo so, non me lo ricordavo sinceramente in italiano. Un libro che ti ha dato sensazioni molto positive, potremmo dire warm fuzzies, quindi che ti ha fatto anche venire un po' i brividini, insomma, in positivo però. E questa domanda io devo dire che non avevo risposto negli appunti perché non me li ero scritti. Non ne ho idea. Chi ci mettiamo? Devo dire, forse non lo so, mi arrendo, non è vero, non mi arrenderò mai. Vabbè, vi dico This Savage Song di Victoria Schwab, immotivatamente in realtà, però era un po' che volevo citarvelo, visto che è una serie che ho trovato il primo veramente carino, poi però non sono andata avanti, ho anche la Beauty Blender nuova, quindi sono molto felice. E durissima però, vabbè. E quindi per me è super super carina come serie, non l'ho mai continuata perché sono ovviamente un cane, quindi adesso magari fra un pochino la riprendiamo e finiamo, perché è una duologia, quindi è anche abbastanza semplice finirlo, non richiederebbe troppo tempo, ma sapete che la vita rema sempre contro. È cambiato qualcosa con il... no, niente, perché tanto quando hai le occhiaie così violente non ci puoi fare nulla, ma va bene. Ok, andiamo avanti alla prossima domanda, che è Aguamenti, un libro che ti ha fatto proprio piangere tutte le tue lacrime. Allora, vabbè, tra i più recenti c'è sicuramente quello di cui ormai vi ho già detto che è il libro del 2018 per me, che di cui parlo sempre, che è Circe, perché Circe proprio mi ha fatto piangere ogni lacrima per tutto quello che le capita. E poi davvero forse uno dei libri che mi ha fatto più piangere negli ultimi anni, io però la lacrima facile, devo dire che piangiucchio abbastanza per tante cose, tra cui soprattutto libri, film, qualsiasi cosa, io mi commuovo, d'altronde faccio la fotografa di matrimonio e piango ad ogni matrimonio, anche a quelli che ho conosciuto la mattina stessa, quindi lasciatevi immaginare. Comunque, questo non ve ne frega niente. Sicuramente uno dei libri che proprio mi ha proprio fatto piangere di più è Me Before You di Jojo Moyes, cioè Io Prima di Te, perché per me è molto toccante, cioè l'ho trovato estremamente toccante e sono veramente... è uno di quei libri che però mi è piaciuto così, cioè è giusto che faccia piangere così tanto. E non ho mai letto i seguiti perché non ne sono assolutamente interessata, secondo me quello è un autoconclusivo che andava già bene così. Non sono veramente interessata a leggere altro riguardante Luisa e tutta la sua storia. Domanda numero 5. Expecto Patrono, un eroe o un'eroina che vorresti avere attorno a te per difenderti per il resto della tua vita? E io qua devo dire che faccio anche poca fatica, perché vi cito forse due delle mie eroine preferite, che vi cito poi sempre perché le voglio entrambe un gran bene e che vorrei vicino a me, perché così sono sicura che nessuno mi torcerebbe mai un capello. Ovvero, stiamo parlando di Lada Dracul di And I Darken and Now I Rise, e presto di Bright We Burn, e poi ovviamente Mia Corvere di Never Night di J. Christoph e di God's Grave, ovviamente, perché insomma, se hai questo arsenale dal tuo lato, cioè se loro sono con te, secondo me sei abbastanza a posto, non hai bisogno di nient'altro.
Sono due assassini, ovviamente hanno tratti caratteristici abbastanza simili perché sono, cioè devo dire che l'Ada è molto più spietata, l'Ada forse è quella tra le due che meno si sofferma sull'impressione degli altri, mentre e anche sui suoi sentimenti, sono un grande bollirone di casino. Invece Mia è un pelo più umana come soggetto, però insomma sono abbastanza complementare, ci vedo già una bellissima amicizia tra loro due, sarebbe catastrofico per l'umanità, ma io le vorrei dal mio lato. La domanda numero 6 è Lumus, un libro che ti sei spoilerato volontariamente. Allora, no, è abbastanza facile questa domanda e me lo sono spoilerato, vi spiego prima perché, poi vi spiego dopo. Allora, diciamo che questa è una serie che io, cioè, sto continuando a leggere, ma senza un vero motivo, cioè, un po' per vedere a che punto arriva, nel senso siamo al sesto libro, dovrebbe uscire il settimo e deve finire sta benedetta serie. E insomma, stiamo parlando di Tower of Dawn di Sarah J. Maas, perché io avevo detto dopo Empire of Storms che è talmente, non so, talmente becero a mio parere, che ho detto vabbè, ora basta, non leggeremo mai più questa serie, però sapete come va a finire alla fine. Cioè, quando succedono tanti avvenimenti, tu un po' vuoi sapere, no? Cioè, il motivo per cui io continuerò a leggere Red Queen, che anche se è pessima, a mio parere, è proprio pessima, non c'è nulla di salvabile a questo punto. Però, cioè, arrivati al quarto libro, cioè, mi devi dire come va a finire. Non so, a me vivere un po' con i dubbi mi lascia sempre un po' stranita. Comunque, Tower of Dawn, che è questa sorta di spin-off, non spin-off della serie di Throne of Glass di Sarah J. Maas, che è forse la serie peggio scritta della storia. Io avevo detto basta, davvero. Dopo Empire of Storms avevo detto basta. Poi cosa fai? La leggi? Cioè, non lo so. Mi sarebbe sembrato molto strano. Ma cosa ho fatto? Praticamente, io ho chiesto alle mie amiche Clarissa e la mia amica Eleana della Svamps di leggerlo e farmi un grande assunto. In pratica, tramite un po', perché una è molto precisa ma è molto fan, l'altra è un po' più critica e mi aggiunge sempre cose che io voglio sapere, insomma, mi conoscono bene entrambe, facendo il mix and match di queste due review, so tutto quello che succede dentro, non mi viene anche più il titolo del libro, dentro Tower of Dawn. E tra l'altro proprio mi hanno confermato che non devo leggerlo perché non me ne frega assolutamente nulla. Niente, me lo sono spoilerato così non lo devo leggere, dopodiché il finale me lo farò recensire allo stesso modo, così sappiamo come va a finire, nonostante non stia andando a finire come io spero, ovvero con un'implosione totale di tutti i personaggi. Però insomma, una ragazza può sperare. Ok, mi sono dovuta fare le sopracciglia a parte perché è la cosa più complessa mai concepita dall'essere umano. Comunque, andiamo avanti. 7. Impero, un libro che vorresti obbligare tutti a leggere. Io penso che non ci sia neanche bisogno forse di rispondere a questa domanda, visto lo scassamento di Zebedei che vi sto facendo da quando ho aperto il canale. Comunque lo trovate in questa sezione della mia libreria, stiamo parlando ovviamente di Six of Crows di Leigh Bardugo e è la serie migliore che possiate leggere negli young adult, cioè non dovreste avere bisogno di altro, sapete che questa è la cosa migliore che possiate leggere, tutto il resto è inferiore, basta, messaggio promozionale finito, non vengo pagata da Leigh Bardugo, ve lo dico solo perché davvero è oggettivo. Effettivamente la cosa meglio scritta, più intelligente, più furba. Leggete Six of Crows, fatelo per me, cioè lo dovete fare per voi stessi e per me, perché ne va. Più lo leggete, più rompete le balle alle case editrici italiane, più si rendono conto di non aver capito nulla a pubblicare delle schifezze fino ad ora, più mi rendete una persona felice. Basta. Messaggio promozionale concluso. Direi che possiamo procedere. Engorgio. Una serie di libri che vorresti non fosse mai finita. Allora, questa domanda è un po' strana, nel senso, però mi è venuta in mente una cosa. Io ho sempre pensato, dopo aver finito di leggere Le Cronache Lunari, che
Per me, nella mia testa, ovviamente tutta una cosa fantasiosa, le cronache lunari sarebbero stati una di quelle serie perfette per essere un po' più episodiche, un po' alla una serie di sfortunati eventi. Non so se rendo l'idea, però effettivamente una volta conclusa la serie principale, fondamentalmente, secondo me, quel gruppo di personaggi, un po' per la complessità, un po' per l'universo creato da Marissa Mayer, eccetera, eccetera, sono perfetti per vivere delle piccole avventure autoconclusive di piccoli libri. Secondo me sarebbe stata un'idea perfetta. Poi capisco che magari un autore ritornando sempre, sempre, sempre sullo stesso mondo, sugli stessi personaggi, si romperebbe le scatole. Però io l'ho sempre vista in questo modo e lo troverei una svolta abbastanza inusuale che non in tanti avrebbero anche il coraggio di fare. Quindi, boh, magari siete tutti in disaccordo con me, ma io ce la vedrei tantissimo. Non lo so, mi ha sempre ispirato questa cosa qua. Poi magari mi sbaglio, come sempre, perché tanto. Poi, Wingardium Leviosa, un libro con un messaggio più alto rispetto a quella che è la trama generale. Allora, visto che adesso sono totalmente ossessionata dalla serie di graphic novel di Lumberjanes, vi cito assolutamente Lumberjanes perché secondo me è una serie super carina, ben costruita e gli autori sono stati veramente molto bravi. Lumberjanes ha dalla sua che ha davvero tanti degli spunti positivi, molto molto positivi, legati proprio ai valori dell'amicizia, dello stare insieme, del supporto reciproco. Io tra l'altro non so neanche cosa sto facendo agli occhi, non vedo assolutamente una fava. Make sense? Comunque, Lumberjanes è veramente carinissimo perché praticamente tratta temi come l'amicizia, il sostegno reciproco, tutte queste cose in una maniera super divertente e di intrattenimento. E io la sto trovando brillante, mi sta piacendo tantissimo. Quindi è una serie che vi consiglio assolutamente. Tra l'altro ci sono anche un bel po' di volumi, quindi vi passate non solo l'oretta in cui leggere la graphic novel, ma insomma potete buttarvici a capofitto per un po'. E magari ve ne parlo meglio nel wrap up del prossimo mese, che sarà aprile-maggio insieme, perché ad aprile non sono riuscita a fare il wrap up, anche perché ho letto poco, oggettivamente non che maggio. Vabbè, sì, non so come verrà sto video, però veramente mi distrae un sacco. Oggi mi sto distraendo un sacco, quindi adesso mi ripiglio un attimino e poi dopo capiamo come muoversi. Allora, perché sì, più che altro che cerco di non fare dei paciughi e di non sembrare it alla fine di sto video, cosa che sarà molto difficile. Ci proviamo comunque. Visto che ci sono ancora parecchie domande, però andiamo anche avanti. Oblivio, un libro che speri di dimenticare, fingere di non avere mai letto. Direi che forse il peggiore degli ultimi mesi, proprio il peggiore, è stato Zenith di Sasha Alsberg e Lindsay Cummings, nel senso che, anche se devo dire che ci sono diversi libri che io non ho finito, quello mi è sembrato proprio veramente il peggiore. Non so se voi conoscete Sasha Alsberg, che è forse una delle booktuber più famose su YouTube. E Lindsay Cummings è l'autrice di The Murder Complex, che io non ho letto, quindi non so nulla di lei, e hanno fatto questo deal dove scrivono un libro a quattro mani. E io vi devo dire che è un libro va cioè un libro è proprio pessimo, non c'è nulla di salvabile oggettivamente, non c'è del ritmo, non c'è del non cioè non c'è nulla di positivo, quindi per me è un libro che, se fosse stato scritto da qualcun altro, non sarebbe mai stato pubblicato, sinceramente. Lo dico fuori dai denti, tanto io e Sasha non siamo amiche. Lei come booktuber a me piace molto, è molto carina, è molto, sempre molto solare, molto positiva, un po' al contrario di quello che sono io. Però lei come booktuber è molto molto positive. Il problema è che non sa scrivere, cioè non è che. Cioè, e Lindsay Cummings pensavo avrebbe un po' corretto la situazione, cosa che non c'è stata, non c'è editing in quel libro praticamente. E ci sono proprio delle cose molto assurde, molto che reggono veramente molto poco. E questo a me, insomma, secondo me si nota molto. Ripeto che se fosse stato probabilmente scritto da qualcun altro, non sarebbe stato così oggetto d'attenzione.
non so, forse sono un po' dura in quello che dico, perché però ragazzi, alla fine secondo me, se i libri, non tutti sono portati a scrivere libri, non tutti dovrebbero scriverli. Se uno ha veramente del talento, è giusto che li scriva. Se uno lo fa giusto perché tra le varie robe che gli propongono tramite YouTube c'è, cioè quello di fare più soldi, non lo so, non so. Ma poi ovviamente, cioè, scrivere è un atto difficile, scrivere richiede un sacco di studio, di preparazione, di allenamento. Lei è molto giovane, ha margine di miglioramento, ma si, cioè, non è questo il caso. Domanda numero 11, tra l'altro un charm che io non conoscevo, che è Anapneo, un autore che ti aiuta sempre ad uscire dalla reading slump. E vabbè, questo è molto facile, nel senso che veramente tutte le volte che mi trovo in slump devo rileggere qualcosa di J.K. Rowling e funziona. Cioè proprio funziona sempre, quindi io le voglio anche un gran bene per quello, anche se su di lei ho posizioni abbastanza strane nell'ultimo, strane, ho posizioni abbastanza critiche nell'ultimo periodo. Magari ci giriamo un video e ne parliamo insieme, perché quello che avevo girato l'ho cancellato perché sono una, vabbè. Comunque sì, sicuramente J.K. Rowling. E poi vabbè, è l'autrice che rileggo ogni volta che sono in slump, perché penso che oggettivamente mi dia un po' più di gioie, ovvero Leigh Bardugo. Nel senso che, come vi dicevo anche prima, è la serie migliore che possiate leggere, quindi non fate i polli e leggete Six of Crows. Leggete anche la Grisha Trilogy, insomma, fatelo. Domanda numero 12. Jinx, quindi tipo maledizione delle jelly legs, quindi delle gambe tremule. Ginocchia Giacomo, un eroe o un'eroina che ti fanno proprio battere forte il cuore, ti fanno tremare le ginocchia? Allora, questa è stata una domanda difficile, non mi veniva in mente troppo, però pensandoci un pochino, visto che non ne parlo quasi mai, in realtà è una serie che proprio ho amato molto, volevo nominare Shahrzad di The Wrath and the Dawn, che è la protagonista femminile del libro che è stato tradotto in italiano come La moglie del califfo. Perché secondo me è uno di quei personaggi, al di là del fatto che abbia qualità molto positive dal mio punto di vista, ovvero è un personaggio che cresce perché è molto ribelle e cerca di comprendere e muoversi dentro una situazione complicatissima, cerca di decodificare quello che sta succedendo. E a me piace come personaggio, in più molto affascinante, ha modo di fare, sa come destreggiarsi in questo universo molto competitivo, molto strano, pieno di cose oscure, dove tutto sembra contro di lei. E lei non è che lo accetta proprio bene questa cosa, a me piace come tratto, quindi che dire, a me Shahrzad piace, quindi ci sta. Numero 11 è Arresto Momentum, un libro che ti ha proprio praticamente pietrificata, non sei riuscita a fare nient'altro finché non l'hai finito. Io devo dire che forse l'ultima volta che sono rimasta così tanto incollata a un libro è stato leggendo The Poet X di Elisabetta Azevedo. Non riesco bene a spiegarvi il perché, non è che succede talmente tanto, non è un classico romanzo, è tutta slam poetry, però leggendolo io volevo sapere l'evoluzione del personaggio principale, io avevo bisogno di conoscere se aveva una svolta, come risolveva i propri problemi, come li esprimeva, quali erano le sue caratteristiche principali. Non lo so, è un libro che veramente mi è rapita moltissimo, mi è piaciuto tantissimo e che vi consiglio, se non è stato tradotto in italiano, quindi è in inglese, però ha un linguaggio molto accessibile, secondo me sull'intermedio più che sull'avanzato, quindi io ve lo consiglio tantissimo sempre, perché è veramente molto molto bello. Io sono rimasta davvero paralizzata finché non l'ho finito, perché mi stava rapendo l'anima. La domanda 14 è Crucio, un libro che è stato difficile, doloroso da leggere per qualsiasi motivo, o che ti ha proprio spezzata in due. E io ci ho pensato un pochino, perché era un po' che volevo anche parlarvene, e direi che forse uno dei libri che proprio lasciata più colpita per tante cose, anche perché è forse uno dei primi romanzi LGBT italiani, eccetera eccetera, è Gli occhiali d'oro di Giorgio Bassani. Parla di bullismo, di omofobia, di razzismo, una serie infinita di cose, ed è veramente meraviglioso. Tra l'altro, se non l'avete letto, io ve lo consiglio tantissimo, e è un grande classico ormai.
cioè grande classico, potrebbe essere molto più un grande classico, però è un classico, e invece che leggere 13, che è un... bah, leggete Gli occhiali d'oro e capirete che cosa di quello di cui sto parlando. Ora vado a fare l'eyeliner perché credo sia la cosa più difficile del mondo da fare parlando, non ci si può fare nient'altro. Ok, ci siamo, andiamo avanti. La prossima domanda è: Rictum Sempra, un libro che ti ha fatto ridere ad alta voce, e per questo vi cito sempre My Lady Jane, che è veramente super divertente, io ve lo consiglio sempre perché merita, quindi fatelo. Fa veramente super ridere, quindi non so, a me, almeno a me ha fatto molto ridere, molto sarcastico, molto buffo in quello che racconta, la storia già di per sé è assurda, quindi insomma, come solito. Expelliarmus, un libro che hai praticamente lanciato contro il muro, o se hai un e-reader hai pensato di lanciare contro il muro. Un po' mi vergogno a dirvi che l'ho letto, no, non è che mi vergogno, perché aveva senso che io lo leggessi, e stiamo parlando di Paper Princess di Erin Watt. Io lo lessi perché avevo sentito che era molto problematico, ovviamente volevo indagare, perché come tutte le cose vanno fatte in prima persona. Giudicarlo terrificante è fargli un favore, quindi non lo so, è forse la cosa che meno dovrebbe esistere sul mercato editoriale italiano, soprattutto perché è stata fatta un'operazione di marketing di lancio che mi ha decisamente lasciata molto perplessa e sconvolta, perché si era creata questa sorta di team 1, team 2, guerra tra team, sostenere uno, sostenere l'altro. È un libro pessimo, non c'è nulla di più sbagliato da raccontare a dei lettori giovani, non è assolutamente uno young adult perché tratta temi veramente raccapriccianti. Non penso ci sia bisogno, forse avrete visto anche tutti la recensione di Legna, e penso che non abbiate bisogno di nient'altro se non di dire che queste cose sul mercato italiano è giusto che non esistano, che non si facciano vedere. E tra l'altro vi lascio un video di Ruby che secondo me affronta l'argomento in maniera molto interessante, che ne ha parlato poche settimane fa o un po' di giorni fa, e che secondo me è molto puntuale proprio su questo argomento. Io sottoscrivo tutto quello che sta dicendo, perché si va oltre proprio la possibilità di insegnare qualcosa di positivo alle persone, si va proprio sul... cioè, quella è spazzatura, ragazzi, non dovreste neanche trovarlo romantico, perché è romanticizzare un qualcosa di negativo. 17. L'incantesimo è Portus. Un mondo fictional che vorresti assolutamente visitare, e io vi dico Ravka, sarò banale, Six of Crows di nuovo, bla bla, sì, Grisha Universe di nuovo, assolutamente Ravka è un posto che mi affascina moltissimo, quindi non vedo l'ora di poterlo visitare un giorno quando scoprirò che tutto ciò è reale. 18. Stupeficio. Un libro con un twist o con una svolta inaspettata o un finale davvero imprevedibile. E per questo io vi cito God's Grave di J. Kristoff, perché God's Grave è il libro che mi ha fatto più arrabbiare per un finale, e lì veramente ho rischiato anche in questo caso di lanciarlo contro il muro, ma per motivi ben diversi rispetto a quelli di Paper Princess. Perché dopo aver letto il finale di God's Grave tu vuoi bruciare quel libro, perché non ti meriti quel finale lì, e non è giusto, non è giusto. E per fortuna Dark Dawn arriva a settembre se J. Kristoff vuole, e non lo so, io non, da un lato non mi sento neanche pronta, quindi... La domanda 19 è Avada Kedavra, la morte di un personaggio che ti ha sconvolta. Allora, io vorrei darvi una risposta su questa cosa, però non so come dire, per me quando ci sono delle morti in un libro, e so che voi sarete molto contrari a questa cosa che sto per dire, però make sense, ovvero avere continuamente dei libri senza morti. È vero che la morte deve sempre rappresentare qualcosa all'interno dell'universo, come fondamentalmente la storia di ogni personaggio deve rappresentare
sempre un qualcosa, un ideale, un non lo so, comunque deve essere simbolico, ovviamente, non deve essere morte per morire, perché se no non cambia nulla ai fini della trama. Però è vero anche che io tendenzialmente quando vedo una morte dico ok, non si è lasciato piegare da quello che pensava sarebbe dovuto succedere all'interno del libro per accontentare tutti i lettori. Io lo apprezzo sempre tanto. E quindi niente, vi lascio con questa perla, non necessaria assolutamente, che un po' mi fa rivalutare le morti dentro il libro. Le trovo sempre abbastanza giuste. Le morti dentro Harry Potter che sono tragiche, perché, ripeto, io sono l'unico mio book boyfriend che è mai esistito, è Sirius Black, e vederlo morire è stato devastante, soprattutto quando hai 13-14 anni e lo leggi, cioè dici, bah, J.K. Rowling sei una stronza, però allo stesso tempo è la perdita di Sirius il valore importante, cioè da lì capiamo che davvero lei non ha pietà per nessuno e che Harry ancora una volta se la deve cavare da solo. E il significato anche della sua morte è veramente molto importante, come tutte le morti alla fine nella battaglia di Hogwarts, cioè ti uccidono moralmente, però sono, cioè ho ancora i brividi, guardate una volta che ci penso. Però senza quelle avrei faticato a vedere così tanto la crescita di un personaggio. Come in Six of Crows, le morti che ci sono. Io le ho trovate strazianti. Da un lato ho anche visto che, secondo me, cioè non so, make sense, per me make sense, nel senso che così un personaggio deve lanciarsi in un'avventura solitaria. E chiudo qua perché non possiamo spoilerare Crooked Kingdom così beceramente. L'ultima domanda, che è la numero 20, poi mi metterò a rossetto perché non ha senso se no tutto questo video, però non riesco a mettermelo mentre parlo, è Finite Incantatem, il finale di una serie migliore che ci sia. E questa domanda mi ha mandato in crisi, anche perché faccio veramente fatica a capire qual è il migliore finale. Ve ne ho già parlato nel Makeup Book Tag e forse quello che a me è piaciuto di più ultimamente è Shadow Song di S.J. Jones e confermo che a me piace moltissimo. A me piace tantissimo Crooked Kingdom, non sarete stupiti da questa cosa, però oggettivamente è migliore Six of Crows, anche se Crooked Kingdom è per me un gran bel libro, un gran bel seguito. Mi è piaciuto tantissimo The Winner's Crime, che è l'ultimo capitolo della serie di The Winner's Curse. E tendenzialmente i finali sono sempre un po' deludenti, quindi è difficile sempre reperire un finale migliore dei precedenti. È vero che pensandoci, il finale deve essere l'apocalisse, cioè deve essere proprio deve essere il punto più alto di una serie, a mio parere, ma è veramente molto difficile scrivere un libro dove c'è questo picco verso la fine, perché di solito è arrivare lì quello che diventa più semplice forse scrivere in maniera ottimale, quindi insomma non lo so, è difficile. Però comunque siamo arrivati all'ultima domanda e io non vi ho dato neanche una risposta decente per quest'ultima domanda. Spero comunque che questo video chiacchiericcio vi sia piaciuto. Ora mi metto il rossetto e anche gli occhiali, così forse qualcosina ci vediamo. Yes. Io spero che questo video vi sia piaciuto, nonostante ovviamente l'essere totalmente random, e spero di avervi tenuto compagnia per tutti quei minuti che abbiamo passato insieme. Vi ringrazio e vi direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao!